Bah, sicuramente per me è una grossa opportunità che il club mi ha dato e che io ho colto. È un'emozione grande iniziare questa esperienza per me, perché l'anno scorso sono stato assistente di Andrea e quest'anno ho preso il suo posto e non è una cosa da poco, è un'emozione grande. Ci stiamo cercando di lavorare al meglio, abbiamo uno staff giovane e niente, questo mi riempie d'orgoglio, ma so di avere una grande responsabilità da portare avanti. Guarda, l'anno scorso sì, è vero, era il nostro punto di forza e diciamo che l'anno scorso la cosa principale per il Mogliano era la salvezza, era quasi un'ossessione all'inizio della stagione e credo che Andrea Caminato sia stato bravissimo a gestire quel tipo di situazione. Siamo partiti sparati, ci siamo appoggiati ai nostri punti di forza, magari per necessità, tralasciando altri aspetti del gioco, perché era importante basarci veramente sui nostri punti di forza per raggiungere l'obiettivo. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato qualche giocatore in prima linea e i ragazzi stanno lavorando, bisogna che entrino nel sistema e non è facile. Credo che rispetto alla stagione scorsa sarà una stagione diversa a livello mischia chiusa parlando, perché se l'anno scorso eravamo un po' la sorpresa, quest'anno un po' ci aspettano tutti là e quindi sicuramente metteranno un livello di attenzione un pochino diversa sotto l'aspetto della mischia chiusa. Quello che è importante che stiamo cercando di trasmettere alla squadra è che sia importante tenere uno standard di mischia chiusa elevato come l'anno scorso, però non basta. Se vuoi competere, se vuoi cercare di migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso, non basta fare le mischie chiuse, non basta fare i drive, ma devi cercare di essere un attimino più evoluto su un pochettino tutti gli aspetti del gioco. Quindi stiamo cercando di lavorare un pochettino sul globale in questo senso. Diciamo che quello che abbiamo... Allora, il pre-season è stato... A livello lavoro non è stato male. Per quanto riguarda le partite, noi abbiamo fatto una prima partita contro Padova dove ci hanno messo sotto fisicamente, si vede che erano più in balla rispetto a noi e il risultato è stato quello che è stato, però poteva essere un po' comprensibile la prima partita, la prima uscita contro una squadra come Padova, è sempre difficile giocare, quindi abbiamo lavorato bene per la seconda amichevole che è stata contro Calvisano, dove ci sono stati dei miglioramenti e di quello siamo stati soddisfatti. Dopo Calvisano abbiamo ripreparato la partita di Coppa Italia con Padova, che abbiamo avuto la fortuna di rigiocare per la seconda volta contro di loro. Ci aspettavamo un ulteriore passo in avanti e questo non c'è stato, abbiamo avuto dei grossi problemi e penso che sotto questo aspetto noi tutti sappiamo che dobbiamo lavorare molto sulla mentalità, perché è vero che puoi perdere con squadre quotate che sono, forse hanno qualcosa in più di te, ci sta a perdere, però quando prendi 3 metri in 8 minuti è un problema. Questo è successo contro Padova settimana scorsa, abbiamo fatto i primi 15 minuti dove abbiamo lottato, eravamo in partita, dopo abbiamo preso 16esimo, 21, 22esimo, 24esimo, 3 metri, è finito tutto e il risultato sono 50 punti. L'anno scorso è successo più di una volta, io credo che il grosso passo in avanti questa squadra dovrebbe fare a livello di test, indubbiamente a livello tecnico in attacco e in difesa, ma sicuramente a livello mentale. Guarda, per quanto riguarda la Lazio, secondo me la Lazio ha dato l'anno scorso una prova che tutte le squadre del top 12 dovrebbero prendere come insegnamento, credo, perché ha fatto veramente un qualcosa di straordinario. E io credo che ha dato una lezione a tutti che col lavoro e l'umiltà si possono fare grandi cose, e loro l'hanno fatto. Come stiamo preparando la partita, come ti ho detto prima, e noi dobbiamo stare molto attenti, oltre il livello tecnico, a come approcciamo le partite. Io credo che abbiamo, secondo il mio punto di vista, Mogliano, le prime 4 partite, tracciare la sua strada. È fondamentale che arriviamo alle prime 4 partite con una preparazione strategica, tecnica,
ma torno a ripetere, soprattutto mentale adeguata per cercare di metterci sulla strada giusta all'inizio. Non so, perché se questo ci hanno anche detto un po' gli amichevoli, c'è un gap che bisogna colmare con le squadre sulla carta migliori di noi. Credo che ci sono delle squadre che sono veramente un gradino sopra tutti. Credo anche che dalla seconda parte della metà della classifica, insomma, si è livellato un pochettino tutto, quindi sarà un bel campionato. Credo ancora che ci sia un bel gap da colmare. Rovigo, Padova, Calvisano, Ballo Rugby, ma metterei dentro anche Fiamme Oro, probabilmente credo che abbiano ancora un qualcosina in più rispetto ad altri, però se tutte le altre squadre si mettono in testa di cercare di colmare questo gap, e credo che anche le neopromosse abbiano fatto degli acquisti decisamente importanti per provare a raggiungere i propri obiettivi nel minor tempo possibile, credo che si possa livellare il campionato, credo che possa essere interessante per tutti. Guarda, credo che il salto di qualità che Mogliano può fare quest'anno è il gruppo. Se noi riusciamo a fare un salto di qualità, il gruppo è già abbastanza unito, anche l'anno scorso l'ha dimostrato. Però io credo che il salto di qualità, ragazzi, lo dobbiamo fare insieme. Ci sono due o tre elementi che giovani che possono essere dei buoni prospetti. Ci aspettiamo molto da Brian Ormson, perché è un numero 10 e si è dimostrato essere un giocatore con buone qualità anche a livello di comunicazione, quindi ci aspettiamo molto da lui. Però ci sono un paio di elementi italiani giovani di, secondo me, di buon livello, di buon prospetto soprattutto. Abbiamo in seconda linea Favretto a 17 anni e secondo me questo qua è un ottimo prospetto veramente da tenere d'occhio. Ci sono altri giocatori, c'è Scagnolari, ci aspettiamo da lui che veramente faccia un salto di qualità quest'anno, sai, anche perché, sai, scorsa stagione magari il suo ruolo a livello di competizione della squadra era l'unico, quest'anno magari avendo un pochettino di competizione, anche più tempo per imparare forse, allora credo che possa essere un buon trampolino di lancio per lui.